Bella a tutti ragazzi, siamo Matteo Pelusi e siamo qua ritrovati oggi per fare un video che non abbiamo mai fatto. Reazione ai nostri vecchi video di YouTube. Quelli vecchi, cioè, vecchi. Voi non li avete neanche visti. Voi non li avete visti perché non me li ricordo manco io. Sono di 6, 7. Sono sicuro che tantissime persone neanche le hanno mai viste. Poi io non c'ero ragazzi, nei primi video io non esistevo proprio. E se raggiungiamo 100.000 like a questo video ragazzi faremo la reazione ai vecchi video di Facebook. Quindi mi raccomando, iniziamo subito senza troppe chiacchiere, iniziamo subito sul nostro canale. Vai, siamo su... Ci troviamo su YouTube. Vai, scorriamo, andiamo giù. Allora, questo è stato uno dei video più visti di tutta YouTube Italia nel 2009. Fantastico. Questo video l'hanno visto tutti. I miei capelli, ti avevo la cresta. Ma anche lui, che non sa bene. No, lui no, questo era il periodo dei capelli laccati così. Te lo ricordi? Bene che si è sciolta la neve, zio! Scusa, la sincerità non è proprio nel mio stile. Zucchero! Ma che cazzo fai? Perché l'hai buttato per terra? La foglia che... No, stoppa tutto, allora, raga. Tu mi devi cazzo spiegare perché una foglia è uscita dal cielo. Le mie scarpe dove sono? Qui non è più casa mia. Cazzo di vestito? Mi va stretta che il divano. Vado via. Tu rimani. Ma perché? Bello, bei capelli. Avevo capelli e strisce. No, tu hai il cappello di lana con la canotta bianca. Da separare anche il ragazzo dietro che... Erano due miei amici. No, ha un coltello quello. Sì, no, era una mannaia. Ok, eccolo qua. Studio 3 personaggio. Uno dei miei primi video. Parodi poi, perché lui metteva che era la sua ufficiale. Ti vedo ridere, sei così semplice. Che cazzo di capelli belli. L'aveva fatto tipo col pettine così. Sia così, conoscerti e illuderti, ti regalo. Ma non servire per nulla, luce dopo la tempesta, un desiderio e semplice. La domanda è perché ha delle perline nel collo, perché lui? Perché? Il personaggio lo sa, adesso arriva il pezzo, ma è cancellato l'anima che era chiusa dentro me, io non posso più resistere, il confronto di aprire la testa di dirti che... Aspetta, per favore. Matteo. Cioè, Matteo. No, screenshot. No, Matteo, ma Matteo, screenshottatelo. Uccidetelo! A rogo! Vabbè, raga, vi faccio vedere un'altra cosa. Ma penso che questo sia stato uno dei periodi più imbarazzanti. Io ho avuto i capelli brutti nella mia vita. No, qua era quasi in legno. Avevo un casco. Quello era il periodo di High School Musical che c'era Zac Efron con i capelli in giù. Tu volevi fare la copia, ma ti è uscito un casco di merda. Ma scarino! Guardate, anche qua si vedono bene i capelli, No, madonna, che capelli avevo, mi vergogno un sacco. Eppure questi video ci sono ancora sull'internet. Oh, io bagnavo la figa nel 2009, raga. E se siete stati innamorati di me in quell'epoca, scrivetemi, perché io voglio sapere come cazzo è stato possibile questa cosa. Che problemi avevate nel cervello? Scrivete. Ma io questo me lo ricordo. Uscivamo insieme. La gennaia non è trovata. Guarda adesso, giù, aspetta. Fermo. All'improvviso sei sparito. Vai via. Raga, effetti speciali. Oh, le facce di Netflix. Le facce di Necro ci sono sempre. Le facce di questi, tu sai quanti like. Ma c'erano i like su Netflix. Che cazzo ne so? Ma la gente non sa cos'è Netflix, ragazzi. Raga, scrivete qua sotto se sapete cos'è Netflix. Ragazzi, qua c'è un mio amico che ha voluto partecipare, Paolo Manto. Chi è questo? Paolo Manto. Ah, Paolo! Non lo sai neanche tu. Io mi circondavo di amici che... Raga, vi rendete conto che questa persona qua che state vedendo era la persona che dava ripetizioni di matematica a Matteo e lui l'ha coinvolto nel video così a caso. Tutti. Che ha 30 anni. Aspetta, guarda questa cosa, zio, aspetta, guarda. Aspetta, parte la chiusura. Adesso non lo sai. Guarda. Mamma che sincro. Bello, raga, bello. Questo è stato il mio primo video su YouTube. Vediamo se la riconoscete. Chi riconosce questa persona? Noi non diciamo niente. Ragazzi, quanto ero brutto. Niente. Ma la persona a fianco a Matt, a parte che Matt sembra Zac Efron, ma qua, ok. Tu parli così perché vado via nella testa che c'è. E quella cosa. Abbi i capelli mori, come li muovi, ma vado fuori. Era già femminato all'epoca, Daisy, comunque. Vado più avanti. Pausa. Ok, screen. Raga, screenate Matteo. Quanto era brutto Matteo. Fammi vedere. Ah, gli ha fatto fare una parte pure a lei. Credibile, a me no. Grazie. Beh non mi piaci. Mi piaci. Che ci posso fare? Mi piaci. Ma dove? Perché? Perché? Io non davo un senso ai video. Allora, risentiamo la frase. Allora, la cosa è, ecco, è così, sono 2 anni che ti strezzo ogni mattina e tiri fuori le banane. Tiro fuori le banane da una pentola. Senza prevenuto niente. Non ne ho bisogno. Non ne ho bisogno, è figata. Ah, è FIFA, Potter. Top! Top! Mio padre lo verrà. Porca di quella puttana, porca di quella puttana, ma che cazzo di battuta è? Però eri un po' migliorato, eh. Guarda che eri un po' migliorato. Avevi alzato i capelli. Oh yeah. Illegale, illegale. Tra le pannocchie faccio il video, raga. Poi lo dite che non abbiamo fatto la cavetta. Cosa stai facendo? Io non ho più parole. La faccina però sono rimasta sempre, eh. Raga, screen! Screen! Screen, screen. Sì, vabbè, va. Raga, che no, no, fermo un attimo, io ho letto una cosa. Perché c'è scritto qua sul canale di MattElettroDance? Allora, perché questo no, è il nostro secondo canale. Allora, è tutto, la mia vita su YouTube è tutto un casino. Io prima i video non era una cosa seria, i video erano a cazzeggio, io facevo i video, era un po' una puttana, nel senso, ma la gente, i miei amici non è che si offendevano, io facevo i video con chi c'era. Cioè, ho iniziato a fare i video con Daisy, poi gli ho chiamato Daisy e ho detto Daisy, facciamo un altro video? No, non ci sono oggi. Allora io l'ho fatto con un'altra persona. Cioè, non c'era questa cosa del canale, erano video che si facevano. Beh, YouTube era completamente diverso. Sì, facevi video per cazzeggio, quindi ho fatto prima Matt e Daisy, poi c'è stato Matt e Luca. Poi Matt, Dado e... Matt e Luca, non ti ricordi? Ho fatto anche Matt e Luca. Ma Luca è in galera adesso. Non lo so. Matt, Dado e Luca. Matt e Dado, che è stato un po' fermo, cioè è stato un po' stabile. Poi è stato Matt, Dado e Gabbo. Poi è stato Matt e Gabbo. Poi è stato Matt, Gabbo e Bise. E poi Matt e Bise. E poi un po' come le relazioni. No, 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 e poi? E poi evidentemente abbiamo deciso... No, 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 poi. Poi basta. Eh no, Matt e Bise, poi mi andare a cagare anche a me. No, no. Raga, qua sotto scrivete dicendo non voglio... No, Bise deve rimanere per sempre. Anche perché adesso qua manda via le persone come se fossero oggetti. Noi abbiamo sentimenti. E questo è per Dado, Luca e Gabbo. Poverini, li rivogliamo nel canale. Io avevo un canale YouTube. Bise mi prendeva per il culo a scuola. Mi prendeva talmente per il culo. Ma che non ha deciso. Perché mi devi far passare per prendermi per il culo? Ma dicevo, c'ho pure le prove. Una volta ho screenshottato. Mi ha preso talmente per il culo che poi quando ha visto che io cominciavo a ingranare un po' di visualizzazioni, ha deciso di aprirsi un canale lui. E tra l'altro si è aperto un canale in cui facevi le mie stesse tipologie di video. Perché non avevo altre idee. Allora vedi che mi copiava. Allora, eccoci. Sai che l'ho montato io questo video? Raga, no, fermi tutti, fermi tutti. No, non è. Cosa cazzo avevi in testa? Cosa? Per almeno io avevo una cresta ben definita, ma c'è scritto tu avevi un albero. No. Io voglio, ragazzi, la mia vita. Però anche io. Raga, però prendeva per il culo. Guarda che facevo le facce. Prendeva per il culo, ma le smorfie le faceva pure lui. Coreografia fantastico. Ed eravamo in 4 perché abbiamo provato a giocare. Step che fuma le canne, Bise che mangia i funghi, Kevin che beve e Myrox che caga. Chi è Myrox? Aspetta, ma io PD non so cosa volesse dire. Partito Democratico. Certo. Dickers stava per cazzoni. Cazzari, i cazzoni sono i Dickers, mi sembra. Io già vendi non le fa le smorfie. Cosa sta succedendo? Perché? A parte che non ci stavamo tutti nell'inquadratura. L'ho notato, era un po'. Dietro c'è lui che fa. Guarda. Raga, quanto era un cuccio. Raga. No vabbè, aspetta, zio, no, ti prego. Allora, cerchiamo su Google bambino filippino. Dai, grazie alla merda. Bambino filippino. No, aspetta, vai un attimo avanti. Cosa stavi facendo? Guarda come mi divertivo. Comunque sono un po' cambiato, raga. Aspetta, se c'è un problema. È successo. Ah no, perché? Cosa sta succedendo? Che c'è? Pensavo fosse un errore. Brutto per pezzo di merda, hai messo come base una canzone di una parodia che avevo fatto io il giorno prima. Ma no, si stronzo. Eccolo. Raga, io sono dietro, sono nella batteria per finta con una carota in mano. Allora, adesso dico solo questo. Adesso c'è una parte in cui Bise si mette una carota nel culo. Adesso non so. Ah, ecco là che mi metto la carotina arancione nel buccio del culo. Trombami. Non te la ricordo. Maronna, raga, quanto ero brutto. Facciamo un screenshot, screenshot. La piastrina militare qua. Screenshot. Raga, veramente, no, non screenshot. Vai. Chi cazzo è lei, po'? Non faccia. Chi ti ha truccato? A ora dico attaccabrò. Madonna, quello sono io, stop, metti pausa. Oh maronna. Screenshot. No dai raga, non mi potete. Ora dico attacca. Quanto era brutto. Ma hai fatto trombetta della Chicco comunque. È cattivo. Maronna. Maronna. Taccata bro! Che misera molto cattiva. Ma screenshot trombetta. Screenshot. Angelica, 24 anni. Aspettiamo questo momento che è storico. Allora, qua diciamo che Bise ha iniziato a fare i video con noi, ma non come Bise, ragazzi. A me serviva una prostituta in un video. Ho detto Bise, vuoi iniziare a fare i video? Aspetta. Vi spiego un attimo la chiamata, perché io ero tranquillo in quel periodo, ma avevo una vita serena, no? Stavo benissimo per i cazzi miei. Adesso non saresti qua comunque, vabbè, però. Neanche te saresti qua, cioè, no. Vedi che mi chiama il signorino Matteo Pelusi, che ci frequentava, e mi fa: ehi Bise, ascolta, so che tu comunque non so chi chiedere, tu sei già una persona senza dignità, quindi grazie, grande amico. Fa, ti va di venire a fare la puttana in un mio video? Angelica, hai trovato lavoro? No. Ma sei in cerca? Sì. Secondo me, cioè, lo troverai, comunque se ti impegni, che una bella ragazza così. Vedi che già mi toccavi? Secondo me troverai il lavoro giusto. Comunque mi si vedono le puttane bianche lì. Sì, qua ti stai prostituendo. Quanto prendo? 100 possono bastare. 100? Ma che cazzo ti dà 100 euro? Sono andato con peggio, vieni. Me ne va. Guardami che parrucca. Tu che cosa avevi in testa? Natale, qualcosa che non è pronto a sentirla però. Che succede? Io ho un dubbio. Sei pronto? No. Quella è la parrucca di mamma Bise. Quella è la parrucca di mamma Bise, in realtà sono io la mamma dei due. Sì, è tutto sbagliato. Non abbiamo capito niente. Sì, abbiamo... Doveva essere tutto il contrario, io la mamma e tu il figlio. Sì, non possiamo più fare mamma Bise. Sto perdendo i capelli. Sì, quella è la parrucca di mamma Bise. È la parrucca di mamma Bise quella, sì. È la parrucca del mio fratello. È la parrucca di mamma. L'ho sverginata io. Raga, mi sto per mettere a piangere, ok? Mi fa male questa cosa. Cos'è? Cos'è? Screen. Raga, fategli tutti gli screen che abbiamo detto di fare. Taggateci su Instagram, Vale Bise e Matteo Pelusi, mi raccomando. Raga, che cosa? Perché avevo il collo che facevo lo stupido così? Perché ero un idiota. Guarda, gli scoppiamo le vene, guarda. Raga, perché? Anche lui. Ma perché? Piazza Bengasi, raga. Beh, eccolo che eri già un porco all'epoca. Torino, quanti? Ragazzi, ero ubriachissimo. Qua ci sono 20 anni, ragazzi. Questa sera io non fumerò, non piscerò, non beverò. Ho detto non beverò. Allora, ragazzi, avevo deciso poi... Tesi! Raga, quello lì sopra la mia testa è tesi! Con la panna sulla mano. No, era schifo. Ah no, era schifo da barba. Non mi sembrava la panna, mi veniva da mangiarla. Guardami quanto ero andato. Ma eri ubriachissimo. Ero morto. Ero mezzo nudo. Guarda. Guarda che mi sono dito davanti. No! Sì, ma tu... ma non mi avevi visto! Io ti metto... Allora, tu ti metti la schiuma, no? Ok? Capisci che c'è qualcosa che non va. La prendi in mano, continui... Ma tu non ti sei accorto che io ero a fianco a me, perché guarda come ti spaventi. Vedi, io metto a ridere. Tu che paura. Sì, ma tu cosa stai pensando? Che ne so? Guarda. Io rido, tu ti spaventi. Eri in quel momento di quando uno si sveglia che non capisce un cazzo. Mi stavo per addormentare, guarda. Poi mi risveglio. Mi alzo Mi alzo, ti pare che ti pulisci un po' e ti rimetti a letto. Adesso ti rimetti a dormire, va. Forse mi pulisco addosso adesso, mi ricorda. Ciao! Momenti epici di Matteo Pelusi. Qua si aprono tutti i miliardi di canali YouTube. Merda. Prendono i nostri cazzo di video e li ricaricano. Grazie, ma andate a cagare. Che è successo? Ho visto Pato. Ho visto Pato. Ho visto Pato. Sono andato a Pato e dico, ciao, sei un team pego. Delizia, delizia. Ah, ma adesso sono abbastanza simili ad ora senza... Che anno era? 2012. Bello, Questa era una canzone per dire che noi non abbiamo l'iPhone e chi se ne frega. In realtà è perché non potevamo permettercelo. Raga, l'iPhone... Ragazzi, voi giovani non sapete... Sapete che cos'è questo? Nessuno lo sa. L'iPhone 3. Questo è l'iPhone 3. Ragazzi, scrinnate! Cosa cazzo sta succedendo? No, perché sta sniffando? Perché io dico no, io non ho l'iPhone. Perché hai ucciso Gabbo? Cosa sono? Volevo già andare a fumare. Io ho una pentola in testa. Osserviamo. Allora c'è scritto Matteo Pelusi perché è stata cambiata la copertina, no? Ma se voi guardate in alto a sinistra c'è Gabbo. Non c'era la DAP. Facevamo i ritornelli senza DAP. Senza DAP, non c'era. Allora, momento forte, sono tutte incinte. L'ha messa incinte Super Mario. Ballo, gol, gol, Super Mario, gol, gol. Mica mi piace fare un sexy bise. Ma tu perché facevi la puttana? Perché sempre quello mi facevi fare, no? Poi mi frustavi. Sei una grande lurità. Raga. Che testo! Che testo! Ma guarda che pathos che ci metti! Che energia! Guarda qua! Ce ne sbattiamo le palle delle ascelle pezzate! Certo, stavamo scappando! Di mille chiavate! Non ho mia pelle a sudare per ore! Domani è un pornofilm, forse è meglio chiavare! Bravo, bravi, Matteo Pelusi. Comunque questo qua, ragazzi, era il periodo 24 ottobre che abbiamo iniziato a fare i video su Facebook. Sì. È il periodo che ci ha, diciamo, lanciato e siamo esplosi. Ricordiamo che a 100.000 like, ragazzi, cliccate la reazione ai vecchi video di Facebook, che alcuni sono peggio di questi. Noi vi salutiamo, vi lasciamo in descrizione tutti i nostri social. Mi raccomando, seguiteci su Instagram, ragazzi, siamo a 1 milione, manca pochissimo. Matteo Pelusi e Vale Bise. Ragazzi, mi raccomando, spolliciate. Non vi chiediamo sempre tanti like, questa volta fatelo perché vogliamo sapere se questo video vi è piaciuto. E anche 100.000 like, mi raccomando. Sì, anche per noi è una cosa bellissima riguardare tutti i video, perché ci fa capire da quanto tempo siamo qua, comunque siamo insieme, ci conosciamo. Quindi guardateli tutti, andate a farvi una risata. Noi vi salutiamo, ci vediamo nel prossimo video. 3, 2, Matteo Pelusi! Matteo Pelusi! Ci sono solo io adesso, non mandi più nessuno nel tuo canale, capito? Matteo Pelusi per tutta la vita. Dado ritorna. No! Matteo Pelusi. Matteo Pelusi!